Buonasera amici, bentornati sul canale. Rifaccio la conta. 3, 2, 1, sempre in live sul canale di cucina di la cucina di Bobo Chef. Vi ricordate che ieri vi avevo detto del pane calabrese? Ebbene sì, una sorpresa. L'ho fatto stanotte, adesso andrò a fare il pane per voi. L'impasto base, farina 0, 800 grammi, 400 grammi di semola rimacinata, 5 grammi di lievito, 20 grammi di sale e 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Ho fatto prima riposare l'impasto, lievitare un'oretta, due, fare raddoppio ieri sera. E poi l'ho lasciato tutta la notte fino adesso a lievitare in frigo, pardon, frigo. Scusate un attimo, vi prego, guardate il video. C'è un pulsantino là del mi piace, se vi piace ovviamente. E invece vi chiedo l'iscrizione. Vi chiedo l'iscrizione perché è molto importante iscriversi al canale per essere sempre aggiornati dei video che posto, perché il mio canale escono video e clip quasi tutti i giorni, come mi gira, capito? Comunque sapete che su questo canale ho una clip, ho una ricetta, c'è sempre di cucina, ho una spiegazione. Se avete qualche curiosità a vedere qualche ricetta, avete solo da mettere i commenti. Sono ben accetti sia commenti positivi che negativi con l'educazione. Importante essere educati. Proseguiamo. Poi lo fate lievitare in frigo 16-18 ore ed è questo il risultato che adesso andremo a vedere insieme. Guardate qua. Adesso lo fuori. Coprite con pellicola. La pellicola serve per non far fare la crosta sopra. Dovete anche spennellarla con dell'olio. Semola biologica integrale nei contadini. Io sono in Piemonte e ricordo che se qualcuno vuole aderire al mio progetto, che diventare mio partner, mi manda i prodotti, potete scrivermi alla mia mail calabrotto79@gmail.com. Sono lieto di testare i prodotti e di fare pubblicità ad artigiani italiani che producono pasta, olio, formaggi, salumi, tutti i prodotti italiani, frutta, verdura. Io farò le ricette con questi prodotti. Ok? È un partnership. Chi crede in me lo faccia. Chi crede in me non sarà deluso. Dobbiamo arrivare a 1000, è importante per far crescere il canale, come lo voglio impostare e come è nato il progetto. Se non arriva a 1000 non potrà partire. Fidatevi. Guarda, Chef Bobo non vi deluderà. Ok? Il numero 1. Devo fare la barba, domani la faccio, promesso. Poi
farina per panificazione, un pochino qua sopra, guardate, guardate. E andiamo. Andiamo a tirare giù l'impasto. Guarda che bello. Morbido. Guardate. Non si vede, se così. Adesso andiamo a fare delle pieghe. Ah, se vi capita magari che in qualche parte non avete messo l'olio bene, fa la crosticina, toglietela. Tirate. Ora guardate. Aspettate. Questo è l'impasto, andiamo a tirare, capovolgere 1, schiacciate, capovolgere 2, schiacciate, gli diamo delle pieghe di rinforzo. Togliete le croste se le sentite. Poi prendete di qua, portate qua e schiacciate. Tirate di qua e fate la stessa cosa. E impastate. Battete. Questa cosa serve per incordare la pasta e dargli più anidride carbonica. Deve diventare liscia e omogenea. Così. Che bello fare il pane in casa come una volta, come lo facevano i nonni. I I vostri nonni lo facevano il pane. I miei sì, io sono cresciuto col pane calabrese fatto nel forno a legna. Ok, ci siamo. È un po' rugoso, ma è bello liscio, lucido. Non so se si vede. Adesso facciamo i panetti. Io vado ad occhio. Spatola. Infarinate sotto e sopra. Poi prendete il panetto, schiacciate un po'. Farina. Due, ne escono due. Da
verranno 700 grammi. Stendete la pasta così, la tirate, poi iniziate a far così, rigate su stesso. Girate e girate, girate e girate, girate e girate, girate e girate. Fino a formare filato. E lo mettete sulla teglia. Sulla teglia impollinata. Anzi, facciamolo rotondo, classico. Sulla teglia infarinata, preparatevi la teglia infarinata. Anzi, facciamolo classico, va? Riprendete l'impasto, facciamo la forma classica del pane calabrese. Sì, si fa anche il filone. Facciamo un pane e una pitta. Così. E lo mettete sulla teglia. Schiacciate un po', far uscire l'aria. Farina. Appoggiate qua e facciamo l'altro. Facciamo l'altro. Cosa facciamo qua? Intanto facciamo così. Si è fatto da sola la forma, guarda che bella. Che bella filona. E la mettiamo qua. Farina anche sul filone. Ecco qua, amici. Abbiamo fatto le forme. Adesso a lievitare una 40 minuti. Che deve raddoppiare e poi andiamo a infornare. Poi vi farò vedere come è venuto con l'assaggio, con l'olio buono. L'olio buono, eh? Ok? Iscriviti al canale. Ciao, a dopo. Il mio pane calabrese. Bobo Chef. Ciao.